Il primo giorno dell'anno, proclamato come Giornata Mondiale per la Pace, si apre con un corteo colorato in marcia per sensibilizzare sull'esigenza di raggiungere la pace in tutte le terre. L'iniziativa, organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, ha coinvolto anche il Comune, la Chiesa di Padova, l'ACLI, il CSI, la comunità Papa Giovanni XXIII e il Movimento dei Focolari. Tutti insieme i partecipanti si sono ritrovati dinanzi a Palazzo Moroni per ascoltare alcune testimonianze, per poi proseguire verso la chiesa di San Gaetano e dell'Immacolata. Chi non ha la pace cerca la pace, e molte sono le realtà afflitte ancora da guerre e terrorismo. Oggi anche il Papa ha voluto dare un messaggio forte sul tema al mondo. La politica, la buona politica, deve e può avere una parte fondamentale nel processo per ottenere la pace in tutte le terre. Sfisciamer Channel News, Padova.